Orbene ragazzi, la spiritualità è un pane da mangiare spesso, nel senso che il nutrire se stessi con un po' di trascendenza non risolve ma aiuta. Diciamo che prima o poi anche le peggiori teste dure che incontriamo si pongono il problema del senso della loro esistenza ed entrano inevitabilmente in una dimensione che non è più terra terra, che non ha più a che fare con i nostri bisogni primari e che inizia a ricercare un fine ultimo di noi stessi. Il problema è che di solito lo si fa quando qualche cosa di grave sconvolge la nostra vita, quando muore una persona a noi cara, quando ci lascia la moglie o quando un figlio o un amico ci tradisce, ovvero quando una malattia stravolge i piani che avevamo su noi stessi e iniziamo a mettere a fuoco che prima o poi inevitabilmente moriremo. Se solo lo sapessimo fare senza la spinta di quei drammi, almeno sapremmo affrontarli un po' meglio e senza farci travolgere. Il segreto è non cacciare via il pensiero quando arriva, ed anzi, inseguirlo se prova a fuggire, leggere, approfondire, confrontare punti di vista diversi, farsi un'idea non vaga, non a sommi capi, di come altri prima di noi hanno affrontato il problema dell'anima e di come alla fine abbiano creato un modello di riferimento che in qualche modo possa spiegare la convivenza in noi di nobiltà e bestialità, di eroismo e meschinità, di coraggio e di vigliaccheria. Perché se la luce è la cosa che più affascina dell'uomo e dalla quale probabilmente è destinato, in lui alberga anche il buio ed è una tenebra spaventosa, senza stelle e senza luna. E poi, nella trascendenza, è racchiusa la verità, quella verità che ha smesso di esistere nella nostra vita di tutti i giorni, dove tutto è relativo, addomesticato alla nostra convenienza e dove viviamo come se non dovessimo morire mai o senza la consapevolezza di essere destinati a farlo. Il che poi è la maledizione di chi vive nel presente senza un passato e senza un futuro e nella sua vita non ha mai scelto chi e cosa essere. E boh.